lontano da te, da non potermi avvicinare e ricevere il tuo amore. Ti amo, Gesù, ma voglio sentire il tuo amore nella mia vita. Credo in te, Gesù, ma ho bisogno di ricevere i segni della tua presenza. E ti ringrazio perché mi hai parlato, perché le beatitudini sono rivolte a me. Sono io che ho bisogno di te. Sono qui per te, Gesù. Ho lasciato casa, affetti, lavoro, per venire qui, nel luogo della tua presenza. Io, mendicante d'amore, e tu, cielo d'amore per me. Vengo a te, Signore Gesù, sapendo che tu ti muovi adesso, e mi raggiungi là dove io sono, ti muovi e vieni a fare comunione con me. Chiediamo allo Spirito Santo che compia questo miracolo adesso. Canteremo che Gesù è l'uomo di Galilea che si muove passando, come dice Pietro, beneficando e risanando quanti erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui, perché la potenza di Dio era in Gesù e usciva da Gesù, uomo di Galilea. Dobbiamo cantare con tanta dolcezza e poi presenteremo i poveri in spirito e i miti, tutti coloro che in mezzo a noi hanno bisogno di sentirsi chiamare beati da Gesù. Grazie Signore Gesù perché vieni a liberare dall'alcol. Grazie Signore Gesù perché vieni a liberare dalla droga. Grazie Signore Gesù perché vieni a liberare dai facili costumi, da un corpo offerto senza amore, da un corpo venduto per amore. Liberami Signore, sarò liberato. Purificami Signore, sarò purificato. Guariscimi Signore, sarò guarito. Fuggono i nemici del cuore puro, fuggono gli idoli del cuore puro. Benedetto tu sei Signore, benedetto tu sei Signore, perché sento il mio cuore plasmato dal tuo amore. Sento che questo cuore si apre e si libera di tutto ciò che non ti appartiene. Grazie Signore Gesù. Ci sono molti che sono qui per la prima volta e sentono questo cuore di pietra e vorrebbero che questo cuore fosse liberato. Poniti in ginocchio davanti al Signore. Poniti in ginocchio davanti al Signore. Perché questo cuore di pietra diventi di carne e tu sia finalmente capace di amare. I tuoi occhi vedranno Dio, il tuo cuore vedrà Dio, il tuo cuore vedrà Dio. Non avere vergogna, non avere paura che Dio ti cambi il cuore, perché gli uomini dal cuore libero vedranno Dio. Grazie, grazie Signore Gesù per questi cuori che si aprono. Grazie Signore Gesù per questi cuori liberati. Grazie Signore Gesù per questi cuori che finalmente possono dirti ti amo. Ci sono molti che hanno piegato le ginocchia nel giorno della preghiera di effusione e non hanno più detto con tutti i sentimenti ti amo Gesù, il mio cuore ti ama. Possiamo dirlo, possiamo farlo. Ti amo Gesù, il mio cuore ti ama Gesù, il mio cuore ti ama Gesù.
Il mio cuore ti ama, Gesù. Il mio cuore ti ama, Gesù. Il mio cuore ti ama, Gesù. Ci sono molti genitori che stanno ricevendo un cuore nuovo. Non darete più pietre ai vostri figli, ma darete amore, darete pane che sfama. Benedetto tu sei, Signore Gesù, lodiamolo. Benedetto tu sei per questo cuore nuovo. Lode a te, Signore Gesù. Vorrei sentire forte la lode di quanti hanno ricevuto un cuore puro per amare. Adesso sì, possiamo vedere Dio. Come i greci che chiesero a Filippo, vogliamo vedere Gesù. Signore, adesso i miei occhi ti vedono. Adesso la mia lingua si apre perché il mio cuore è libero. Il mio cuore è libero, così la mia vita. Ti lodo, Signore, perché mi fai come un prodigio. Ti lodo, Signore, perché mi fai poco meno degli angeli. Ti lodo, Signore, perché dai nazioni e popoli per me. Lode a te, Signore Gesù. Più forte, lode a te, Signore Gesù. Gloria a te, Signore Gesù. Facciamo fluire la lode, perché questa lode libera e guarisce. Perché questa lode rafforza i cuori deboli. Ci sono molti cuori che hanno una fede debole. Mentre tu lodi il Signore, il tuo cuore si rafforza. Ci sono persone malate di cuore. Coraggio, il Signore lo visita. Il tuo cuore è reso forte. C'è una trasfusione d'amore. Non pensare alle tue valvole che non funzionano. Non pensare alle vene ostruite. Il tuo cuore è capace d'amare. Il tuo cuore torna a vivere. Ama, ama, ama. Ed esprimi il tuo amore a Gesù. Lodi, gloria al tuo nome, alleluia, alleluia. Dio dell'universo, Dio dell'universo, alleluia, alleluia. Cantiamo di nuovo, lode, gloria al tuo nome. Lode, gloria al tuo nome. Dio dell'universo, gloria, 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 alleluia, gloria, gloria, alleluia. Cantiamo. Forse, gloria! Gloria, gloria, alleluia! Gloria, gloria, alleluia! Rimaniamo in adorazione, rimaniamo in adorazione, perché c'è un'altra beatitudine che Gesù introduce. Beati coloro che non si scandalizzeranno di me, perché i ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano e ai poveri è predicata la buona novella. Signore Gesù, nel tuo nome noi chiediamo questa sera che i ciechi vedano, che coloro che non sentono possano udire, che coloro che non possano camminare camminino. Nel tuo nome, Signore Gesù, lo chiediamo. Tu ci hai detto, qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, abbiate fiducia di averla già ricevuta. Solo
siate concordi nel chiederlo. Signore Gesù, la tua parola è stata proclamata. Tu hai visitato i nostri cuori. Tu ci hai usato misericordia. Continua ad usare misericordia a questo popolo. Molti in mezzo a noi sono malati. Ci sono alcuni, Signore Gesù, che non hanno più medicina o medico che li possa guarire. Ci sono alcuni in mezzo a noi che sembrano destinati alla morte. E tu dici, i morti risuscitano. Tu fermi la morte. Tu arresti lo spirito di morte. Tu arresti lo spirito di malattia. Al tuo comando tutto si ferma e tutto obbedisce a te. Accettiamo la beatitudine di Gesù, che nessuno si scandalizzi in mezzo a noi se Gesù ancora libera e guarisce. E presentiamo gli ammalati che sono in mezzo a noi. Ce ne sono tanti. Noi non abbiamo nulla da dare, Signore Gesù. Noi siamo poveri. Noi non possiamo dare niente. Ma tu, il tuo nome, scenda il tuo nome, Signore Gesù, questa sera, su tutti coloro che hanno dolori, che non possono muovere le spalle. Signore Gesù, posati su queste spalle. Signore Gesù, posati su queste ginocchia. Signore Gesù, posati su queste scapole. Signore Gesù, posati su questi femori. Signore Gesù, posati su questi omeri. Signore Gesù, posati su queste caviglie. Signore Gesù, posati su questi arti superiori, su questi arti inferiori. Signore Gesù, posati su questi polsi. Signore Gesù, posati su questi piedi. Signore Gesù, posati su queste mani. Ci sono molti che stanno ricevendo il tocco di Gesù e il tocco d'amore di Gesù. Ci sono molti che sentono lo spirito di Gesù che si muove in loro. Ci sono alcuni che sentono fuoco dentro di loro. È l'amore di Gesù che brucia in te. Credilo, ricevilo e ringrazialo, perché il segno è il tocco dell'amore di Gesù. Nessuno si scandalizzi, è Gesù che lo dice. Sono i segni che i poveri, gli ultimi, ricevono la beatitudine. Siamo noi, Signore Gesù, questa famiglia, questo popolo che tu stai visitando, questa città che non si vuole scandalizzare di te, questa città che non ti rifiuta, questa città che ti accoglie, questa città che ti proclama Signore. Tu sei il Signore di ogni malattia, tu sei il Signore di ogni dolore. Tu stai ponendo la tua mano su queste emicranie, tu stai ponendo la tua mano sulle insonnie, tu stai ponendo la tua mano sui dolori cervicali, tu stai ponendo la tua mano sulle difficoltà respiratorie, tu stai ponendo la tua mano sulla difficoltà che alcuni hanno a digerire, tu stai ponendo la tua mano sulla difficoltà che alcuni hanno a respirare. Adesso chiediamo allo Spirito Santo con forza e con fede che Gesù continui a muoversi e che la sua mano si posi su queste persone. E voi non preoccupatevi di aderire alla parola di Gesù e di ricevere la mano di Gesù che vi tocca, che vi incontra, che vi ricrea, perché ogni incontro con Gesù è una nuova creazione. Credilo, tu che soffri, e sarai guarito. Credilo e troverai la ricompensa in Gesù questa sera, mentre noi lo glorifichiamo, lo adoriamo e cantiamo nello spirito insieme, mentre Gesù continua a muoversi in mezzo a noi. Signore, grazie perché tu visiti colui che ha una sentenza di morte. Signore, grazie perché tu visiti colui, colei che aveva perduto ogni speranza perché una diagnosi di morte era stata fatta su di lei, su di lui. Signore, grazie per questo cuore. Signore, grazie per questo cuore. Signore, grazie per questo cuore che mi stai donando questa sera, con il quale credo alla domanda cosa vuoi che io ti faccia. Io rispondo, credo, Signore Gesù, che tu puoi tutto. Credo, Signore Gesù, che tu hai il potere di guarire il mio familiare che è rimasto a casa. Credo, Signore Gesù, che tu hai il potere di liberare il mio familiare che è rimasto a casa. Ci sono tanti che stanno pregando per persone che sono a casa. Ci sono tanti che sono afflitti per i propri cari.
abbiate fiducia in me, dice Gesù, e continuiamo a pregare e ad adorare con fiducia.